Il volo dell'Atalanta, 7 vittorie, un pareggio nelle ultime 8 partite, gran piazzamento in campionato, ma quella di oggi contro il Bologna sarà una sfida difficile per i ragazzi allenati da Gasperini. Il Bologna infatti in casa ha ottenuto 13 dei 16 punti conquistati in tutto il campionato. Il Bologna che ritrova Mirante in porta dopo 3 mesi. Allora andiamo a vedere le formazioni, proprio Mirante tra i pali della squadra rossoblu, poi in difesa Torosidis, Castaldello, Maglietta e Masina, centrocampo Taider, Viviani e Zemaili, il tridente d'attacco Rizzo, Destro e Creci. L'Atalanta con Sportiello che sostituisce Beriscia, tra i pali Masiello, Caldara e Zucanovic, Conti, Gagliardini, Kessié e Spinazzola, Kurtic a sostegno dei due attaccanti Gomez e Petagna. L'arbitro è Mariani, un bel pomeriggio di sole a Bologna e c'è tanta gente alla Dall'Ara, 22.000 spettatori, 1.500 tifosi dell'Atalanta. Studio. Attacca l'Atalanta, Gomez sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, un cross, Castaldello si oppone con la schiena, calcio d'angolo per l'Atalanta, il secondo per la squadra nerazzurra che ha avuto una grandissima occasione per passare in vantaggio ma l'ha sprecata un paio di minuti fa. Seguiamo però lo sviluppo di questo calcio d'angolo ancora con Gomez, vertice alto dell'area di rigore, deve indietreggiare, poi mette il pallone in mezzo con il destro, Masiello, il tiro, rete, al volo! L'Atalanta è in vantaggio al 15° minuto. Masiello, l'invenzione di Gomez, Masiello sotto porta, apre il piatto destro, diagonale imparabile per Mirante per il vantaggio dell'Atalanta. Lo stavamo dicendo, aveva sprecato una grandissima occasione al 13°, sempre lo stesso canovaccio, Gomez dalla sinistra, il cross, Conti in mezzo all'area di rigore, apre il piatto destro ma colpisce il pallone con lo stinco e lo manda sopra la traversa. E poi qui stessa azione, ma questa volta ha segnato l'Atalanta con Masiello, 16°, Bologna 0, Atalanta 1, Cagliari. È il 22°, l'Atalanta è sempre in vantaggio per 1-0 sul Bologna, che ha colpito però la traversa un attimo fa su calcio di punizione battuto da Viviani. Sportiello era sulla traiettoria, il pallone ha comunque colpito la traversa, calcio di punizione fischiato dall'arbitro per un fallo di Gagliardini su Zemaili a pochi metri dal limite dell'area di rigore. Gagliardini è stato ammonito, era diffidato, un cartellino giallo pesante, salterà la prossima partita di campionato, quella che l'Atalanta disputerà sabato sera contro la Juventus. Ma ancora la squadra di Gasperini prova ad attaccare con Kurtic, va a terra, ci sarà un calcio di punizione all'altezza dell'out di destra, piuttosto distante dalla porta. È il 22°, Bologna 0, Atalanta 1, Cagliari. Si sta difendendo con una grande personalità l'Atalanta, il migliore per ora nella squadra nerazzurra, il capitano Gomez, che è andato vicino al raddoppio al 38°, un diagonale raso terra dal limite velenoso ma è terminato fuori di poco. Termina anche questo attacco del Bologna con il pallone che finisce sul fondo, si riprenderà con una rimessa per l'Atalanta. 44°, Bologna 0, Atalanta 1, Cagliari. Alla fine del primo tempo l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Bologna, un vantaggio meritato perché l'Atalanta è in stato di grazia, gioca a memoria, riesce sempre a trovare l'uomo libero soprattutto sulle fasce. Sulla fascia sinistra Gomez ha imperversato Torosidis, non è mai riuscito a contenerlo. La rete di Masiello al 16°, proprio su un cross, su un'iniziativa dalla sinistra di Alejandro Gomez, ma l'Atalanta ha avuto altre 3 occasioni chiare per segnare con Conti, Kurtic e con lo stesso Gomez. Per il Bologna invece soltanto una traversa colpita da Viviani su calcio di punizione al 21°, Bologna 0, Atalanta 1, non si gioca ancora, andiamo a Cagliari. Rimessa dal fondo proprio per l'Atalanta, battuta dal portiere Marco Sportiello in completo verde brillante, il pallone che staziona a centrocampo, Gomez prova a mandarlo avanti per Petagna, di prima intenzione la girata verso Kurtic sulla sinistra, è solo lo sloveno, mette il pallone in mezzo, proprio Petagna, tiro col sinistro alto, ha sprecato un'altra ottima occasione l'Atalanta per segnare. 3° minuto, Bologna 0, Atalanta 1, Cagliari. Contropiede dell'Atalanta con Gomez al limite dell'area di rigore, sparacchia con il destro, pallone colpito troppo con l'esterno del piede, pallone che termina sul fondo, altra occasione interessante per l'Atalanta costruita da Kurtic in velocità, allargato per Gomez, e poi l'argentino alza gli occhi verso il cielo, ha sbagliato in questo caso
poteva fare certamente qualcosa di meglio. Settimo minuto, Bologna 0 Atalanta 1, ma l'Atalanta sta giocando decisamente meglio in questo inizio di ripresa. Il Bologna ora prova a ripartire con un lancio in profondità da parte di Gastaldello, poi Zemaili tocca sulla sinistra, c'è la discesa da parte di Masina, già due giocatori dell'Atalanta su di lui, il pallone termina in fallo laterale, ultimo a toccare proprio il terzino sinistro rosso-blu, rimessa per l'Atalanta, settimo minuto, Bologna 0 Atalanta 1, Cagliari è il 18esimo con l'Atalanta sempre in vantaggio per 1-0, Atalanta che non sta rischiando nulla, perfetta nell'organizzazione difensiva, unico limite il non saper sfruttare tante le tante occasioni da gol costruite. Gomez ora difende un pallone dall'attacco di Treci sull'altezza dell'out di sinistra, poi subisce fallo il centrocampista, il capitano dell'Atalanta. Ci sarà un calcio di punizione per la formazione nerazzurra, già Spinazzola sul pallone, servito Gagliardini, palla al piede, se ne va dall'altra parte, cambio di gioco per Kessi, poi Kurtic, tutto di prima, ancora Kessi, oltrepassa la linea centrale del campo, torna indietro, si fa vedere perfettamente Kurtic, un altro retropassaggio dalle parti di Masiello, 18esimo, Bologna 0 Atalanta 1, Cagliari 1-0 per l'Atalanta. Quando siamo arrivati al 23esimo, Bologna dimesso, quasi rassegnato nella ripresa, e l'Atalanta sta per battere il suo sesto calcio d'angolo dalla destra con Gomez. Atalanta che attacca, controlla il gioco, amministra il risultato, non riesce però a chiuderla, ci prova adesso la rete con Kurtic, colpo di testa, Mirante non riesce a intervenire, raddoppio dell'Atalanta, il calcio d'angolo battuto dalla destra di Gomez, colpo di testa di Kurtic, non riesce a intervenire Mirante, pallone che termina in rete, tutti ad abbracciarsi i giocatori dell'Atalanta, è il 23esimo, Bologna 0 Atalanta 2, Cagliari. Petagna si prepara per il tiro potente, ma finisce alto sulla traversa della porta, difesa da Mirante, ancora in attacco l'Atalanta, fanno festa i 1500 tifosi nerazzurri arrivati qui alla Dall'Ara, 34esimo Bologna 0 Atalanta 2 Cagliari, 44esimo con l'Atalanta sempre in vantaggio per 2-0, si avvicina la sesta vittoria di fila, sarebbe il record uguagliato per il club atalantino. Intanto D'Alessandro sulla sinistra, la scivolata fallosa da parte di Torosidis, ammonito il terzino destro greco del Bologna, sesta vittoria di fila in un momento davvero eccezionale, l'Atalanta che si appresta a vivere la settimana che la porterà alla sfida contro la Juventus. Con questa vittoria l'Atalanta andrebbe proprio dietro alle prime due, alla Juventus e al Milan, e agguanterebbe la Lazio a 28 punti. Siamo arrivati al 44esimo, Bologna 0 Atalanta 2 Cagliari. Ultimi secondi di gioco a Bologna, 4 minuti di recupero, Bologna che prova a chiudere in attacco, destro non si è visto in tutta la partita, Masiello spazza via, allontana il pallone, si avvicina alla stessa vittoria di fila, in questo momento l'arbitro fischia la fine, l'Atalanta batte il Bologna per 2-0, Cagliari. Sesta vittoria consecutiva invece per l'Atalanta a Bologna, dal Dall'Ara Daniele Fortuna. Sì, vince e basta invece l'Atalanta, 2-0 sulla Bologna in una prova impressionante per forza, personalità, organizzazione di gioco, successo assolutamente non casuale, la rete dell'1-0 di Masiello nel primo tempo, il raddoppio nella ripresa con Kurtic al 23esimo, alla fine tutti i giovani dell'Atalanta a ricevere l'abbraccio dei 1500 tifosi arrivati da Bergamo, sabato prossimo c'è Juventus-Atalanta, studio.